buongiorno. Esci sole, esci mondo, esci giorno. Parte la musica, narra la favola, volta la pagina, pronta la tavola, via! Il mondo nasce, il giorno cresce, ecco che esce, fuori! Fuori il sole dai suoi monti, fuori l'acqua dalle fonti, fuori il fiore dall'aiola, fuori il fiato dalla gola, fuori il bimbo dalla pancia. Uno, due, tre, comincia! Ciao, ciao bambine, ciao bambini, buongiorno grandi. Spero che il video della volta scorsa sul libro La sedia blu vi sia piaciuto. E intanto un'idea. Per le prossime volte abbassate in modo che mamma e papà lo possano leggere con la loro voce. Sarà fantastico farlo insieme. Benissimo. La volta scorsa abbiamo fatto la ginnastica, questa volta non c'è bisogno che la faccio perché la conoscete voi benissimo, potete farla prima di guardare il video insieme a mamma e papà, il video delle storie, e tanto loro possono aiutarvi. Quindi oggi non farò la ginnastica, ma cercherò di capire con voi quale può essere il posto migliore e il momento migliore per ascoltare storie e leggere libri. In realtà è molto semplice, il posto migliore è proprio a casa vostra. Può essere un divano, può essere un letto, può essere una poltrona, ma può essere specialmente per terra. Per terra è molto comodo, però è meglio se c'è qualche cosa di morbido sotto il culetto. Chiedete a mamma e papà se potete prendere un cuscino o una coperta o qualcos'altro, in modo da essere veramente comodi insieme a loro. Il momento migliore, invece, anche questo dipende da voi. Dipende da voi perché il momento migliore è il momento in cui potete tutti quanti, voi insieme ai grandi, dedicarvi davvero a questa cosa. Farvi le coccole in modo diverso. Farvi le coccole con le parole e con gli sguardi. Mi raccomando, mamma e papà e zii, tutti i grandi che siete all'ascolto, mi raccomando, dicevo, telefoni lontano. Il momento migliore è il momento in cui veramente potete dedicarvi a fare questa cosa. A questo punto, avete chiesto mamma e papà la storia su Giufà? Spero di sì. Oggi io ve ne racconterò un'altra, grazie a qualcuno di questi libri. E allora, ci vediamo la prossima volta. Buon ascolto e buona visione. Ciao, a presto! Giufà, di Chiara Carrer e Francesca Corrao, pubblicato da Sinnos. Guardate, Giufà è stato in tutti questi posti perché amava viaggiare. È stato in Sicilia, ma è stato anche in Marocco, è stato in Egitto e anche in Romania. Perché Giufà era davvero molto curioso. Giufà ha imparato un centinaio tra lingue e dialetti. In questo libro potete leggerlo anche voi direttamente in italiano, siciliano, arabo o turco, oppure tradurlo nella vostra lingua. Giufà e la luna. Una volta Giufà si trovò a passare nei pressi di un pozzo e vide la luna riflessa nell'acqua. Gli parve che la poveretta fosse caduta nel pozzo. Riflettendo sul da farsi, si disse: «Devo scendere a salvarla». Allora andò a cercare un gancio. Lo fissò all'estremità di una corda, lo gettò nel pozzo e legò l'altro capo della corda a una grossa pietra. E si mise a tirare con tutte le forze sino a quando la corda non si spezzò e lui rovinò gambe all'aria. Da quella posizione vide la luna in cielo ed esclamò:
Mi sarò fatto male, ma in compenso ho salvato la luna dall'annegamento. Giufa, tirati da porta. Una volta, prima di andare a messa, la madre di Giufa gli disse: Giufa, vado a messa, tirati la porta. Quando la madre uscì, Giufa si mise a tirare la porta e lo fece con una tal forza che alla fine la scardinò. Allora Giufà si caricò la porta sulle spalle, raggiunse la madre in chiesa e, gettandole la porta ai piedi, disse: Ecco la porta, bella e tirata. Oh, boom! Tiri tera, fine, fine, come la parola fine, fine gioco, dura poco, fine cenere fa il fuoco, fine notte, giorno nuovo, la gallina ha fatto un uovo, ma poi gira la giostrina, l'uovo ha fatto una gallina, e il carbone ha fatto fiamma, e il bambino fa la mamma. Corre il tempo a precipizio, alla fine c'è l'inizio, all'inizio c'è una fine, fine, fine.